Roberto Malanchino, la famosa invasione degli orsi in Sicilia. Mi sembra di capire che questo è il tuo primo vero doppiaggio quasi da protagonista, o ho detto una stupidaggine? No, questo è vero, io ho già fatto doppiaggio. Ho fatto dei piccoli turni di brusio, insomma la cosiddetta gavetta dei doppiatori, però questo è proprio il primo ruolo da protagonista che mi capita, che mi viene assegnato. Tu sei il giovane Tonio, cioè il grande Tonio, perché da bambino, ovviamente l'orsettino da bambino non lo doppi tu, e chi è questo Tonio? Ma io penso che Tonio sia un ragazzo, un bambino che inizia ad entrare nel mondo degli adulti e quindi cade tantissime volte, come può succedere a quasi tutti i bambini e ragazzi di questo mondo. Quindi all'interno di quest'arco di narrazione, all'interno di questa storia, il personaggio dopo mille cadute riuscirà a trovare una sua via personale per affermare la propria identità. Ecco. Che cosa ti è piaciuta di questa storia? Che cosa mi è piaciuto? L'ingenuità iniziale di Tonio e comunque una grande dose all'inizio di sorpresa e di ingenuità di molti di questi personaggi, forse più che ingenuità vorrei dire quasi una sorta di candore, di purezza, che man mano con la storia si perde e fa spazio a una consapevolezza di sé e del mondo che circonda. Che differenza c'è tra fare l'attore in una fiction o in un film e prestare soltanto la voce? Ora lo puoi dire, ora ce lo puoi dire. Adesso ve lo dico, ma diciamo che fondamentalmente la tecnica. Io mi formo come attore di teatro prima di fare fiction e di lavorare in video. E io credo che alla base ci sia sempre una fonte di verità, una verità tua, personale, che deve essere però messa anche al servizio di un certo tipo di tecnica. E come disse una volta un mio amico, l'esperienza non è gratis, quindi bisogna fare tanta gavetta, bisogna sbagliare tante volte come fa Tonio e riuscire a capire che cosa è meglio per ogni singola occasione. Prossime tue cose? Prossime cose non si possono ancora dire, però a breve mi vedrete in un'altra serie TV e mi vedrete anche in due spettacoli a Milano, uno al Franco Parenti con il monologo Verso Sankara per la regia di Maurizio Schmidt, e l'altro spettacolo si chiamerà Due volte Tito, che sarà al Teatro Libero di Milano per la regia di Virginia Landi.